Come sempre un cordiale ben ritrovati, parliamo di medicina, parliamo di una branca molto delicata, complessa e interessante, perché abbiamo il piacere di ospitare uno dei massimi esperti in Italia, a livello di proctologia e delle, malattie dell'apparato digerente, il professor Giovanni Milito, che è professore associato all'Università Tor Vergata di Roma e che collabora anche con la clinica La Madonnina di Cosenza, quindi abbiamo l'opportunità di averla anche in Calabria e di poter usufruire delle sue competenze, dottor Milita. Allora, è un mondo complesso, parliamo di emorroidi, tanto per farci capire, fistole, ragadi, il cancro del colon retto, tutte le complicanze che riguardano questo apparato delicatissimo. Oggi sono stati fatti passi da gigante, possiamo dire, sia nella diagnosi, sia anche a livello di terapie e di interventistica chirurgica. Il professor Milito ci spiegherà anche come si procede ora, quindi sfatando molti tabù che ci sono, dottore, perché tutti coloro, sono tanti, giovani, meno giovani, donne e uomini che soffrono ad esempio di emorroidi, sono terrorizzati, hanno l'incubo dell'intervento, invece oggi si può fare in maniera molto, molto meno invasiva del passato. Allora, professore. Io devo dire che l'emorroidi è una delle patologie più comuni, consideri che ne è colpito il 56% della popolazione, che proprio perché un'alimentazione sbagliata, cioè non corretta, è quello di mangiare poche fibre, bere poca acqua e cercare di correggere appunto quelle che sono le abitudini nostre alimentari, e forse questo gap si ridurrebbe notevolmente. Innanzitutto, che cosa sono le emorroidi? Le emorroidi intanto sono dei cuscinetti che abbiamo all'interno del canale anale, che hanno una loro funzione, funzione quella di avere una funzione di continenza dei liquidi. Non tutti si ammalano di emorroidi, però quando ci si ammala esistono, come diceva giustamente lei, dei vari gradi, cioè si inizia dal primo grado fino al quarto grado. Questo significa che non bisogna sempre operarsi. Certo, Assolutamente no. ci possono essere degli episodi sporadici, dottore, magari contingenti a determinati contesti o situazioni, e poi ci sono invece delle situazioni più croniche che richiedono Esatto, infatti l'intervento. al primo step, diciamo al primo grado, quando cominciamo ad avere i primi sintomi, faccio un esempio, un lieve sanguinamento oppure un po' di bruciore all'evacuazione, lì basta correggere la dieta, delle piccole correzioni anche di tipo oltre dietetico, anche farmacologico con dei prodotti naturali. Oggi abbiamo dei prodotti naturali molto importanti e molto semplici da utilizzare, correggere l'igiene, cioè non stare lì a consumare, diciamo, chilometri di carta igienica, i famosi rotoloni, ma cioè, curare l'igiene con dei prodotti a base naturale, e già la sintomatologia recede. Poi passiamo a un secondo stadio, cioè quando le emorroidi diventano un pochino più, diciamo, sintomatiche. Allora, a questo punto intervengono le novità. Le novità, la prima cosa è rivolgersi a uno specialista, specialista che è il chirurgo colorettale o proctologo, che praticamente, io ho portato qua un esempio, con una semplice banale, con un dispositivo molto semplice, e che un usa e getta, si fa quella che viene chiamata proctoscopia, che ci permette di valutare il grado della patologia e anche escludere patologie che possono essere all'interno del canale anale, perché Certo. ricordiamoci che non si va in farmacia e si chiede la pomata, ma bisogna andare, perché oltre alle emorroidi esistono anche i polipi, le ragadi, le fisto e il famoso tumore del retto. Quindi Quindi non importante. bisogna sottovalutare, bisogna fare una diagnosi precisa, Infatti, dottore, prima di prima di passare alle intervenire. creme e gli interventi, la paura, bisogna prima accertare la patologia, perché, ripeto, è molto importante la prevenzione, cioè al primo sintomo andare dallo specialista e non dal farmacista. Assolutamente, il Questo fai da te
Non va bene. Poi con questo dispositivo che lei ci ha portato e ci ha fatto vedere, diciamo che non c'è bisogno dell'anestesia, che non dà fastidio, perché poi tutti sono preoccupati e terrorizzati anche dalla visita, quindi dall'esplorazione, dottore. No, è un esame assolutamente indolore, perché questo è un proctoscopio che è anche pediatrico, praticamente basta lubrificare con una piccola manovra, inserirlo dentro, questa è collegata a una luce fredda che praticamente transillumina e ci fa vedere esattamente quello che c'è all'interno del canale anale. E ritornando al discorso delle emorroidi, noi attraverso questo canale possiamo introdurre una pinzetta che praticamente mette dentro dei laccetti elastici che va a legare l'emorroide, e questo è un trattamento assolutamente ambulatoriale, indolore. Non c'è bisogno di anestesia e si va a casa immediatamente dopo. Questo ha anche un valore aggiunto, cioè quello di evitare che la patologia diventa più importante, si vada verso il prolasso, a quel punto è troppo tardi per poter eseguire questo tipo di trattamento. Ecco, a proposito di questo legamento, noi dovremmo avere in regia un video, un'animazione che spiega molto bene come avviene questa legatura, che consente così di evitare che si abbiano poi, che ci siano delle conseguenze molto più gravi in seguito, e poi si può fare ambulatoriamente, come dice il dottore, lui ne fa tante ambulatoriamente, quindi senza grossi traumi, senza tanti problemi. Forse è l'altro video, dovrebbe essere, adesso vediamo se si può vedere quello in cui proprio si vede la legatura. Dottore, quindi questi interventi vengono fatti, ecco, questo potrebbe essere quello che della legatura, ecco, sì. Ci può spiegare, dottore? Ecco, vedete all'interno quello che appare un nodulo emorroidario che viene messo all'interno, si mette la macchinetta, vedete, si mettono due laccetti elastici alla base di quel nodulo, che poi quello sega tranquillamente, e a posto, vedete, dove c'era l'emorroidi c'è una semplice cicatrice. E siccome in questo caso il trattamento viene fatto per emorroidi interne, cioè emorroidi che stanno all'interno del canale anale, non prolassate, quello è un epitelio non sensitivo, cioè nel senso che non ci sono fibre nervose, quindi non c'è assolutamente... Il paziente non sente nulla? Assolutamente no. E poi non c'è bisogno di punti, di altro, quindi questa avviene una rescissione tranquilla? No, perché vedete, i laccetti funzionano da punti, quelli hanno il compito di strozzare il nodulo che va in necrosi, e quello cade da solo, se ne viene, come si faceva una volta quando avevamo i piccoli formazioni cutanee, si metteva il laccetto di seta che poi stringeva e faceva cadere, necrotizzava piccola, e poi... Esatto, perché questo è quello che avviene nelle emorroidi interne, cioè quando il paziente si rivolge al proctologo in tempo. Perché noi dobbiamo spiegare e specificare, dottore, che ci sono quelle interne e quelle esterne. Ecco perché è importante la visita, quindi la diagnosi, perché alcune fuoriescono, e quindi lì è veramente molto più problematico probabilmente, anche se quelle interne sono pure subdole. Sì, e creano problemi. Assolutamente sì, questo è infatti quello che noi sempre stimoliamo i pazienti a farsi vedere, perché quando poi interviene il prolasso, cioè quelle emorroidi che abbiamo visto all'interno del canale anale, cominciano a scivolare, perché dobbiamo sapere che le emorroidi sono tenute in sede da dei ligamenti, come noi teniamo i nostri pantaloni con la cintura. Quando questi ligamenti, per le gravidanze, per la stipsi, cioè quelli che passano ore al water spingendo, quelli che si alimentano male, cioè mangiando piccante, speziato, eccetera, eccetera. Anzi, bisogna sfatare il caso del peperoncino, che dice fa bene. Fa bene a tutto, non è vero. Non fa bene a tutto, a chi ha le emorroidi? No, come il pepe nero. Allora, quando questi famosi ligamenti perdono il loro senso di sostegno di quel nodulo che abbiamo visto emorroidari e vengono fuori, ahimè, allora bisogna poi passare alla parte chirurgica. Ecco, e prima di capire come funziona la parte chirurgica, oddio,
L'audio alle stelle, abbiamo una telefonata. Pronto? Pronto? Sì, pronto. Sì, salve, benvenuto. Da dove ci chiama? Da Cosenza. Benissimo, allora, cosa vuole chiedere al professor Milito? Niente, io sono 6 anni che ho le emorroidi esternamente. 6 anni che ho le emorroidi esterne. In quel caso lei si è un po' trascurato, tant'è vero che ha detto che sono 6 anni che praticamente soffre di questa patologia, e molto spesso alcuni pazienti che fanno, dopo che vanno al bagno cercano di rimetterle dentro, oppure cioè, dopo un po' riescono fuori. Allora questo già siamo a un grado successivo, cioè quando bisogna poi fare l'intervento chirurgico. E anche qui, caro signore, cioè, gli interventi chirurgici non sono più dolorosissimi come un tempo, perché oggi si fanno in dei surgery, cioè con una chirurgia di giorno. Ecco, non so se vuole chiedere qualcos'altro il nostro telespettatore, se ha fatto qualcosa in questi 6 anni. Niente, ho fatto delle cure. Delle cure, quindi solo a livello di pomate, roba del genere. Sì, pomando. Intanto quanti anni ha lei? 45. 45 anni, a parte le pomate, è stato visitato per poter stabilire che grado ha di emorroidi, oppure semplicemente si è rivolto al suo medico e poi ha utilizzato le pomate senza andare a fondo al problema? Bisogna aspettare il ritorno audio perché... Niente, dopo ti ho lasciato stare. Invece ha sbagliato, perché a questo punto bisogna che lei viene oppure si fa vedere da uno specialista che stabilisce esattamente qual è la sua situazione e poi poter fare l'intervento più adatto, perché come diremo poi in seguito, se lei starà ancora al televisore, che quali sono gli altri metodi chirurgici che si possono fare per poter risolvere il problema senza rimanere ricoverato per giorni e giorni, ha capito? Ecco, con un recupero immediato. Diciamo, immediato. Va bene così, allora? Mi dica lei una cosa più, come posso fare? Perché ne soffro tanto, Lo so, proprio per questo le sto dicendo, se lei viene oppure si fa vedere da uno specialista di sua fiducia, oppure viene lì in clinica, la vediamo, in modo tale che stabiliamo esattamente qual è la sua situazione anatomica, oppure qual è il suo grado di patologia, e dopodiché le prescriveremo la terapia giusta da fare, ma credo che il momento di fare e di utilizzare le creme, le pomate, l'abbia già superato, per evitare che le venga un prolasso permanente e dopo l'intervento diventa ancora più grave e complicato. Va bene così. Io è la clinica per fare un controllo. La clinica della Madonnina a Cosenza, dove è consulente il professor Milito. Professor Milito? Sì. Va bene, io sono Punti. Benissimo, bene. Grazie. Allora, poi quando si va a prenotare glielo dice che ha parlato con il professore in diretta su TEN. Professore, ecco, appunto, ci sono molte persone che poi sottovalutano, vuoi per la paura, vuoi perché pensano, dici vabbè adesso poi rientrano, oppure ci sono le fasi, diciamo, meno acute, e invece no, perché poi si può arrivare ad un prolasso veramente grave e diventa più grave, anche più invasivo probabilmente il rimedio. In assoluto sì, cioè nel senso che quando poi arriviamo al terzo, quarto grado, bisogna poi procedere a fare un intervento chirurgico. Anche qui abbiamo una gamma di interventi da fare, che ci sono gli interventi più semplici, quelli del praticamente fare una pessia, cioè una sutura senza interrompere le emorroidi, che è chiamato THD Doppler, oppure praticamente che quindi si legano i rami arteriosi,
che sono la causa dei sanguinamenti, oppure si può arrivare all'intervento che è molto moderno, nuovo, assolutamente radicale, cioè nel senso che guarisce completamente la patologia, che si fa con questo strumento, che è uno strumento a radiofrequenza. Ecco, una forbice a radiofrequenza, volgarmente una forbice. È una pinza più che una forbice, pinza, che ha anche all'attività. Praticamente questo strumento è collegato a un apparecchio, uno strumento, che è un cervello centrale, che eroga due tipi di corrente, la radiofrequenza e la forcipressione. La radiofrequenza si differenzia dall'utilizzo che fanno comunemente tutti i centri del bisturi elettrico, perché questo ha la capacità di lavorare a basse temperature, quindi non dà necrosi dei tessuti e in più sintetizza i vasi, cioè che significa chiude i vasi radicalmente senza dover creare una trombosi endovasale. Come funziona? Cioè si va direttamente a vedere quella che è la patologia, si apre la pinza che va a clippare il nodulo emorroidario e questo strumento che ha questo pulsantino, non so se si vede, viola, quando si chiude manda un segnale allo strumento, il quale in base a quanto tessuto noi prendiamo emette un suono, un suono che ci dice che è finito il tempo per poter sintetizzare i vasi, cioè chiudere il vaso. Dopodiché questo c'è un piccolo dispositivo che è questo qua, questo pirolino, che vedete come faccio io, fa avanzare una linguetta all'interno di questa pinza, una linguetta che va a tagliare il tessuto che noi abbiamo già sintetizzato. Questo che significa? Che noi non dobbiamo più dare nessun punto e l'emostasi è molto più accurata, l'emostasi cioè nel senso di coagulare i vasi è molto più accurata, perché questo ha fatto con la radiofrequenza la chiusura dei vasi che noi normalmente facevamo con i punti su punti. Quindi certo, quindi diciamo che anche nei casi più gravi si può intervenire in maniera non invasiva, nel senso che non c'è bisogno neanche in questo caso dell'anestesia, o si fa l'anestesia, dottore? L'anestesia noi la possiamo fare in tre modi diversi. Si può fare un'anestesia locale, che non consiglio perché a fare le punturine intorno alla regione anale è un po' fastidioso, un'anestesia periferica, cioè che praticamente anestesizza tutta la parte del perineo, cioè della parte anale e perianale, che il paziente non sente niente, sveglio, parla, eccetera, eccetera, oppure una sedazione profonda senza intubazione con un farmaco che è il propofol, che dà una sedazione profonda e non fa sentire dolore. Consideri che questo tipo di intervento il paziente viene dimesso nella stessa giornata. Ecco, già il fatto che possa essere dimesso nella stessa giornata la dice lunga su quanto sia avanzatissima questa tecnica, altamente sicura, dottore, perché in questo caso noi abbiamo la certezza, grazie proprio a questi dispositivi, ad esempio, che il sangue non fuoriesce, che insomma i vasi sono chiusi per bene. Certo, perché deve considerare che mentre noi operiamo in altri organi, tipo l'ernia, la colecisti, cioè sono zone che poi non vengono più sottoposte a trauma, quando noi operiamo una patologia del canale anale, il paziente successivamente certo dovrà evacuare, andare al bagno, quindi sottopone a uno sforzo la zona operata, quindi questo strumento rispetto ai punti, rispetto al bisturi elettrico che andava a coagulare, ci dà una sicurezza in più, perché purtroppo l'anno deve lavorare, cioè il paziente nei giorni successivi, perché lui si comincia ad alimentare da subito e quindi deve evacuare e quindi sottoporre a trauma la regione operata. Ecco perché questi strumenti e la tecnologia che ci sta aiutando in maniera importante continua ad avere successo, proprio perché
andiamo sempre più affinandoci con le tecniche più avanzate. Assolutamente. Professore, le emorroidi possono colpire chiunque, lei ha detto il 56% della popolazione, giovani ma anche molto giovani, persone più adulte, intercetta un po' tutte le fasce oppure ci sono delle età in cui sono prevalenti? Beh, la fascia più colpita è quella fra i 50 e i 60 anni in genere, mentre prima c'era praticamente molto più colpite le donne rispetto agli uomini, perché prima si facevano molti più parti naturali con dei lunghi travagli e quindi sottoposti a un traumatismo importante, quindi adesso per fortuna o per sfortuna si fanno sempre meno parti e sempre più cesari, per cui diciamo che questa differenza fra uomini e donne non c'è più. Poi chi vengono colpiti maggiormente? Anche i ragazzi, perché come dicevamo molto di questi ragazzi si nutrono di pizza, uova, pane, formaggio, tutti alimenti che non danno fibre, quindi si va al bagno con molto fatica e si cerca di sforzare sempre di più. Consideri che c'è uno studio bellissimo fatto da Burkett che quelli che vivono nel bush, cioè vivono dove non c'è un alimento, si nutrono di quello che producono gli alberi, eccetera, si accovacciano quando hanno lo stimolo, mentre noi ci abbiamo riunioni, magari rimandiamo lo stimolo, eccetera. Non hanno questa patologia. Poi queste persone portate a Città del Capo, questo studio che è stato fatto, dove hanno cominciato ad alimentarsi come gli occidentali, cioè mangiando gli hamburger, la carne e tutto il resto, hanno cominciato anche queste ad avere sia l'emorroide che il cancro del retto. Quindi questo ci testimonia quanto sia importante seguire un regime dietetico e bere molta acqua, circa 2 litri, 2,5 litri d'acqua al giorno, per migliorare e idratare le feci. Assolutamente. La sedentarietà, che è un altro dei problemi della nostra società moderna, visto che si sta molto seduti, dottore, può incidere? O no? È un altro fattore predisponente, quello di non camminare, di non fare moto, di stare troppo tempo seduti, come dicevo prima, anche per quando si sta davanti al computer per ore e ore. Se abbiamo noi abbiamo durante il giorno 2 o 3 stimoli per andare al bagno, magari lo rimandiamo tutto per stare davanti al computer, in un ufficio, in riunione, eccetera, e tutto questo ha una sua valenza, in senso di non predisporre, anzi verso una malattia di tipo emorroidale. Allora, dobbiamo dare la linea alla regia per la pubblicità, le volevo chiedere una cosa, è una patologia che ha i connotati della familiarità, dottore, oppure no? Assolutamente sì. Assolutamente, assolutamente sì. Quindi, se ci sono dei casi in famiglia, molto probabilmente, soprattutto se si, uno per la familiarità, l'altro perché si seguono poche regole, sicuramente c'è un'alta incidenza. Ecco, e quindi questo bisogna tenerlo in conto. Allora, diamo la linea alla regia e poi di nuovo in studio con il professor Giovanni Milito, proctologo, chirurgo, specialista dell'apparato digerente, professore associato all'Università Tor Vergata di Roma. Rieccoci in diretta, stiamo parlando di emorroidi, ma parleremo anche di altro tra poco con il professor Giovanni Milito, che è professore associato all'Università Tor Vergata di Roma e collabora con la clinica La Madonnina di Cosenza, specialista in chirurgia dell'apparato digerente e uno dei migliori proctologi che abbiamo a livello nazionale. Il professore ci ha spiegato quante cose sono cambiate per quanto riguarda le emorroidi, adesso ci sono delle tecniche diagnostiche molto diciamo meno invasive, quindi bisogna superare il tabù, è bene fare subito la visita dallo specialista appena si vedono i primi sintomi, il sanguinamento, il dolore, il bruciore e quant'altro, e poi anche quando le cose sono
diciamo, in uno stadio più avanzato si può intervenire chirurgicamente, e abbiamo visto anche le tecniche della legatura, ma poi c'è anche, ci ha fatto vedere con questa pinza, dottore, si interviene, tutto in day surgery. Quindi in un giorno il paziente viene operato e rimandato a casa, senza poi quegli effetti che si trascinavano del recupero, della riabilitazione. Ovviamente bisogna tener conto dei fattori di rischio, quindi l'alimentazione e soprattutto l'igiene. Dottore, il sanguinamento in alcuni casi può essere importante, quindi questo può provocare anche dei problemi, no? Beh, il sanguinamento è uno dei sintomi più temuti dai pazienti, e continuiamo a fare sempre la solita raccomandazione: non ci sono solo le emorroidi. Questo è perché indichiamo di potersi far vedere, perché soprattutto oggi c'è un'alta incidenza anche di cancro del colon retto, cioè il sanguinamento è uno dei sintomi del cancro del colon retto, che anche questo si può guarire nel caso di cancro del colon retto. L'importante è sottoporsi, soprattutto per chi ha superato i 50 anni e non l'ha mai fatto, oppure ha una familiarità per cancro colorettale, a farsi fare una colonoscopia. Perché? Perché la colonoscopia ci fa vedere attraverso uno strumento flessibile, cioè tutto il colon fino all'appendice, fino all'ultima ansia ileale, e siccome prima che diventa cancro, e consideri che ogni anno in Italia, solo in Italia, abbiamo 40.000 nuovi casi di cancro colorettale, quindi un'incidenza elevatissima, siamo quasi arrivati ai livelli degli Stati Uniti, facendo una coloscopia si riesce a evincere di che cosa si tratta questo sanguinamento, se sono dei diverticoli, se sono dei polipi, perché ricordiamoci che prima che il diventa cancro, spesso nasce come un polipo, e noi se facciamo una coloscopia e il polipo lo possiamo togliere endoscopicamente, cioè attraverso lo stesso strumento si inserisce una pinza che si apre praticamente, va a strozzare, come abbiamo fatto vedere per l'emorroide, va a strozzare il polipo, lo porta via, lo esaminiamo, se è benigno il paziente è guarito. Se aspetta tanto tempo di sanguinamento, il polipo, siccome viene definita come lesione precancerosa, si trasforma, e trasformandosi diventa troppo tardi. Ecco, quindi anche i diverticoli, perché sono un'altra patologia che affligge tanti pazienti, tante persone, dottore, possono degenerare, quindi i diverticoli per fortuna non degenerano, però i diverticoli è una brutta malattia, una malattia molto difficile sia da curare ma soprattutto da trattare, perché che cosa sono i diverticoli? I diverticoli sono delle estroflessioni che praticamente, come una groviera, consideriamo il formaggio quello, la groviera, che sono, l'intestino è costellato di tutti questi piccoli orifizi attraverso cui, in cui ci si depositano le feci, che poi li erodono, cioè erodono praticamente, e li possono costringere a sanguinare, oppure i diverticoli si perforano, e si perforano, lei capisce che a un certo punto c'è la fuoriuscita di materiale fecale nel peritoneo, si ha la peritonite, e molto spesso il paziente, senza saperlo che ha i diverticoli, viene colpito da un dolore fastidiosissimo, enorme, e praticamente perché uno di questi diverticoli si è perforato, allora a questo punto si finisce poi con l'ana artificiale, e questo è bene un altro motivo che sempre bisogna fare dei controlli preventivi per evitare che si arrivi, perché uno se lo sa che ha i diverticoli evita, certo, degli alimenti che abbiano, diciamo, dei noccioli oppure degli acini, semi, piccante, speziato, mantiene un'evacuazione normale in modo tale che le feci non diventano dure e si vadano a infilare in questi orifizi diverticolari che praticamente poi le erodono e praticamente si porta poi verso o il sanguinamento o la perforazione, patologia molto molto grave anche per il chirurgo, perché poi a quel punto, siccome il paziente non è preparato a operarlo d'urgenza, diventa tutto più difficile. Assolutamente, e quindi vediamo quante cose che ci sono.
come possono essere anche subdole queste malattie, magari uno pensa, se vede un piccolo sanguinamento, vabbè, sarà l'emorroide, sarà questa, invece è bene andare in fondo perché appunto c'è questo incremento dei tumori del colon retto, che se presi in tempo possono comunque essere superati tranquillamente. E poi ci sono il problema dei diverticoli e quant'altro. Professore, a lei capiterà di vedere tante di queste situazioni, perché voi vi occupate un po' di tutto questo apparato. Qual è la cosa che deve fare più paura, quindi per cercare di stimolare alla prevenzione? La prevenzione è sicuramente quella che ho detto. Intanto bisogna dare un messaggio ai pazienti, al medico di base. Il paziente innanzitutto, al primo sintomo, rivolgersi al medico di base, che, come dico io, ormai da 40 anni in un ospedale universitario che fa anche emergenza, dovrebbe avere sempre un guanto dentro alla sua borsa professionale e fare un'esplorazione, proprio per escludere che a posto delle emorroidi non ci sia qualcosa di più importante. Secondo, il paziente non deve fare il famoso tam tam con l'amica, l'amico o il farmacista che va lì e dice: mi dai qualcosa per l'emorroide o per la ragade o quello che è, o per il bruciore, perché è sbagliatissimo, perché, come abbiamo già detto da un po', la prevenzione è fondamentale, cioè andare dallo specialista che attraverso una anoscopia, una rettoscopia, una coloscopia, dice al paziente esattamente quello che lui ha, e in base a quello poter dare la giusta diagnosi e di conseguenza la giusta terapia. Perché certo, non sempre si tratta di emorroidi, ragadi o fistole, ma ci sono i cangri, i diverticoli, gli angiodisplasie e tutto e quant'altro. Quindi, importante messaggio: a 50 anni fare una coloscopia preventiva, chi ha un parente, un familiare molto vicino, parlo di fratelli, genitori, anticipare a 40 anni la coloscopia come esame preventivo, come nelle donne si fa, certo, come la mammografia o il pap test per poter studiare se non ci sono problemi uterini, eccetera. L'uomo due cose deve fare: coloscopia o gastroscopia e lo studio della prostata, perché sono subdoli, cioè quando si manifestano è già troppo tardi. Siamo già arrivati tardi. Lei ha parlato di ragadi, di fistole. Che differenza c'è, dottore, e che cosa sono, se sono delle situazioni, dei disturbi o delle vere e proprie patologie? Beh, la ragade è un'affezione dolorosissima, dolorosissima perché è forse quella la porta, il paziente lo porta prima allo specialista, perché è talmente dolorosa, può essere anche associata alle emorroidi, però può essere anche da sola. Che cos'è? È un'ulcera praticamente che si forma al livello dell'orifizio anale, negli uomini alla commissura posteriore, cioè faccio esempio, l'ano come un orologio, alle ore 6 nell'uomo, alle ore 12 nella donna, che si forma perché spesso c'è uno sforzo alla defecazione, oppure c'è un ipertono sfinteriale, cioè il muscolo che stringe troppo, e si forma quest'ulcera che, quando il paziente va al bagno, praticamente ha un dolore fortissimo o può anche sanguinare. Quello, però è un dolore in due tempi, uno all'atto della defecazione e poi insorge 20 minuti che tormenta poi il paziente per tutto il giorno. Si può curare tranquillamente, come? Correggendo sempre, cercando di migliorare, certo, l'evacuazione. Esistono oggi non più le famose cremine di prima, ma esistono adesso dei farmaci locali che agiscono proprio sull'ipertono dello sfindere, cioè rilassano il muscolo e fanno cicatrizzare la ragade. Si può fare poi, se non guarisce, la tossina botulinica, l'iniezione di tossina botulinica, perché, come nelle belle donne, bloccando la contrazione dei muscoli praticamente permette un miglioramento della sintomatologia, oppure si può arrivare all'intervento chirurgico, che è quello di sezionare un pochino il muscolo interno per allentare il tono. È un po' come si fa quando noi abbiamo un ragazzo con gli occhi storti, cioè che ha lo strabismo, l'oculista che fa? Accorcia di quel tanto il muscolo che l'occhio si rimetta dritto, anziché
guardare o di qua. Quindi ci sono tante opportunità per assolutamente sì. Anche insomma, in questo si sono fatti superare dei passi questo problema. Da giganti. Ecco, e le fistole sono più o meno come la ragade o sono tutt'altra cosa? Le fistole sono tutt'altra cosa. In genere la fistola è la conseguenza di un ascesso perianale. Perché? Perché noi abbiamo all'interno del canale anale delle ghiandole, che sono chiamate ghiandole criptiche, che si vedevano quando abbiamo visto la legatura, come sono delle ecco, piccole... Ecco, se possiamo rivedere il video, che chiedo in regia. Praticamente queste ghiandole che stanno all'interno del canale anale, quando si infettano, si infiammano, e non c'è un motivo per cui, non lo sappiamo, però si possono infiammare, si forma un ascesso. Questo ascesso, chiaramente essendo materiale purulento, si fa strada e forma un tragitto, tragitto che da ascesso diventa fistola. Allora la fistola però purtroppo è una brutta bestia, perché anche qua bisogna farla immediatamente, la visita e l'intervento, perché siccome noi abbiamo i muscoli che sono deputati alla continenza delle feci, cioè a trattenere le feci, quando la fistola attraversa il muscolo e lo erode, c'è il rischio che praticamente quando poi operiamo e la fistola ha camminato, perché è come una talpa, avere una talpa nel giardino che è cieca e si fa strada purtroppo nei tessuti e lì ci sono i muscoli, si può arrivare a erodere, e quando poi si va a operare e la fistola è troppo alta, c'è il rischio dell'incontinenza. Per fortuna adesso... Anche qua sono fatti non dei passi, ma dei passi da giganti nel trattamento. Prima si tagliavano gli sfinteri con delle conseguenze micidiali. Oggi abbiamo delle colle di fibrina, abbiamo delle piccole protesi che vengono infilati nel tragitto fistoloso, abbiamo una rotazione, un avanzamento di lembi mucosi, abbiamo una marea di interventi non drammaticamente invalidanti come si faceva prima, che si tagliava lo sfintere, e si conservano, perché purtroppo gli sfinteri ci servono e sono importanti per la continenza. Assolutamente, anche perché quello poi diventa un problema veramente importante, c'è un disagio incredibile anche per le persone, dottore, un contraccolpo psicologico, no? Perché convivere con questa situazione. Ma anche prima di operarsi, purtroppo la fistola, come dicevo, essendo un tragitto di un ascesso, che cosa succede? Che c'è della secrezione purulenta, per cui è pure maleodorante, anche igienicamente per una persona giovane che ha una vita sociale e tutto il resto, può essere abbastanza invalidante, oltre disagevole nei rapporti con gli altri. Assolutamente. Professore, le aderenze quando si formano e come si risolvono, perché sono un altro problema. Io le sto facendo fare una ampia panoramica delle problematiche più ricorrenti. Le aderenze purtroppo non si risolvono. Perché? Perché deve sapere che anche se noi operiamo un'appendicite, che è l'intervento un po' più semplice, anche un'appendicite semplice, non quelle complicate, pure un'appendicite in genere basta fare questo piccolo intervento che si esitano delle aderenze. Aderenze che sono delle formazioni che vanno poi a mettersi fra le anse intestinali, e questo lo si ha dopo l'intervento all'utero, al colon, infatti, allo stomaco. Perché in genere noi le ritroviamo quando c'è l'intervento per fortuna oggi la chirurgia e la tecnica migliorate ci aiutano con la laparoscopia, perché utilizzando la laparoscopia, quindi non facendo più quelle brutte, deturpanti cicatrici, che partiamo dall'appendicite in poi, oggi si fa tutto in laparoscopia, quindi si creano meno tagli, quindi meno aderenze, e questo ci aiuta ad evitare che poi le aderenze che cosa fanno? Quando poi si mettono male, creano delle occlusioni intestinali. E più operiamo le aderenze, cioè le togliamo rioperando, e più se ne riformano. Cioè, quindi importante è che adesso, avendo per fortuna la laparoscopia, cioè l'utilizzo della chirurgia videoassistita, quella con i buchini, con i famosi buchini, e poi operando attraverso un video o il robot,
questo crea meno aderenze perché abbiamo meno traumatizzato i tessuti e meno tagli sull'addome. Certo, però la laparoscopia, ricordiamo, bisogna che venga fatta da persone esperte, dottore, perché comunque c'è bisogno di cautela, insomma di una grande manualità anche in gestione di queste attrezzature. Assolutamente sì, bisogna rivolgersi sempre in centri di eccellenza, ma ormai siamo al punto che c'è una settorializzazione anche in noi chirurghi, cioè prima esisteva il tuttologo, cioè il chirurgo che faceva, generale faceva tutto, dal torace all'addome, qualche volta faceva pure l'ernia del disco. Oggi esistono dei centri specializzati per poter fare determinate chirurgie e sempre all'avanguardia perché possono mettere a punto delle tecniche che sono giuste per determinate patologie. Mi riferisco una volta pure all'ernia inguinale. Si stava a letto 10 giorni con questa diciamo plastica che se uno faceva un colpo di tosse mollava. Oggi mettiamo una semplice retina che praticamente chiude, come si faceva una volta, le nostre madri ci mettevano la toppa alle giacco, alle ginocchia, una rete, il paziente va via immediatamente a casa e non c'ha più quei 10 giorni di sofferenza. Anche perché le ernie sono una partita molto delicata, vero dottore? Quindi se si può intervenire e con queste tecniche innovative e il paziente ha meno problemi poi nel decorso post-operatorio, è molto molto importante. Un'altra cosa che non vanno sottovalutate, le ernie, perché poi basta un minimo sforzo e si possono strozzare con tutte le conseguenze che sì, ne derivano. Se si strozza con l'occlusione intestinale si rischia poi di perdere un'ansia intestinale, perché se l'intestino si infila nell'orifizio erniario poi si strozza e poi diventa l'ernia strozzata, diventa da un intervento semplice di ernia diventa un intervento più complicato. Questo è importante sempre. Perché io vedo pure gente, l'ernia da 20 anni, io tanto porto il cinto oppure la rimetto dentro. Pure lì è sbagliatissimo, io non voglio essere interventista. Un po' come le emorroidi. Non voglio essere interventista a tutti i costi, però esistono delle patologie che vanno esaminate, diagnosticate e curate all'inizio, senza aspettare che diventano croniche. Assolutamente. Ecco, noi credo che oggi, dottore, abbiamo dato un po' un'idea di cosa può fare il proctologo e quando bisogna andare al proctologo, perché voi vi occupate veramente di tante, tante cose che riguardano sia l'apparato, l'ano, il retto, intestino, cioè un po' di tutto. E soprattutto il messaggio che è venuto fuori è che bisogna superare il tabù, ad esempio, della visita o dell'intervento, perché, come ci ha spiegato il professor Milito, che tra l'altro è anche docente, quindi è sempre avanti anche nelle nuove scoperte con le ricerche, perché siete sempre lì a fare, insomma, innovazione, proprio perché avete gli specializzandi e quindi dovete crescere una classe medica molto molto aggiornata. Ecco, proprio con questa innovazione, con questa ricerca, il professor Milito ci ha fatto capire come in questo campo ci si possa muovere con più tranquillità. Ovviamente bisogna sempre affidarsi a mani esperte, perché altrimenti non so se abbiamo una telefonata, perché ho visto sotto. No, non abbiamo la telefonata. Lì alla clinica della Madonnina, professor Milito, voi siete in grado di fare tutti gli interventi, di fare diagnosi, visita e chirurgia? Assolutamente sì, io devo dire che ho trovato un ambiente, oltre che ospitale, che è tipica dei calabresi, però è anche molto ben attrezzata, con un'equipe molto valida, sia un'equipe anestesiologica che nella parte, diciamo, delle collaboratrici, delle infermiere ai piani in sala operatoria, quindi hanno anche delle attrezzature, fra cui il bisturi a ultracision, quella a radiofrequenza, hanno il video laparoscopio, quindi diciamo
le persone che si affidano a quel centro sono abbastanza sicure di essere seguite e curate con le giuste tecnologie. Quindi possiamo dire che per queste cose si può arginare un po' l'emigrazione sanitaria, perché anche qui si possono fare queste terapie, questi interventi, quindi non c'è bisogno di andare fuori. Ma sicuramente sì, basta soltanto un po' di organizzazione, di mettere a punto delle tecniche e poi applicarle, perché in fondo anche qui abbiamo delle persone o dei colleghi che sono in grado di poter svolgere il loro lavoro ad altissimo livello, e anche la struttura, almeno quella che io ho scelto a Cosenza, è valida per poter fare un certo tipo di chirurgia. Bene, abbiamo esaurito il tempo a nostra disposizione, speriamo di intercettare il dottor Milito quando sarà di nuovo qui a Cosenza per continuare a fare informazione su queste patologie che affliggono tante persone, di cui si parla poco, si ha anche un certo pudore a parlare di queste cose, ma le soluzioni ci sono, le possibilità di intervento ci sono. E quindi è bene saperlo e sfruttarle. Grazie professor Milito, grazie ad Enzo Leonetti in regia e grazie a voi per averci seguito. Arrivederci.